Non lo so se esiste o non esiste questo mito di Orlando Arongisvalle. Nella mia mente è sempre esistito. Tante volte sono andato in Spagna, in Francia, qua verso la frontiera, ma per motivi diversi non mi era mai riuscito di passare da Arongisvalle. Però era un sogno che avevo avuto da sempre, di vedere cosa rimaneva di questa antica storia che mio padre raccontava. Finalmente, a 70 anni, sì, è vero, mi sono voluto fare un regalo. È stato ed è un'emozione particolare. Non siamo venuti qui a fare l'opera dei pupi, e comunque già si sa che nel mondo l'opera dei pupi è molto amata e tutti mi incoraggiano. Questo, semmai, è il luogo dove passano i pellegrini. L'inizio di un viaggio, di alla fine di un altro viaggio, che è quello di quando si facevano le guerre sante.